Servizi commerciali e sensoristica applicata alla tecnologia. Io merito un'opportunità, vince il progetto realizzato per l'azienda Geolumen. Nei locali di Confindustria Benevento le premiazioni. Al Comando Provinciale della Polizia Stradale di Benevento, ostacoli e segnali per educare i bambini della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto della Salla del Capoluogo. Rissa al carcere del Capoluogo Sannita, incendio intossica un agente, fiamme in cella durante un litigio tra detenuti. A Noceleto di Carinola, in piazza Bertolino, la seconda edizione della Festa dell'Agricoltura. Trofeo Città di Telesia, Faniel e Dossena vincenti, secondo posto per Meucci, staccato di un solo secondo, organizzatori soddisfatti. Nuova edizione del Media News, ben ritrovati, lo abbiamo appena sentito, io merito una opportunità, Confindustria Benevento vince il progetto Geolumen, sentiamo. È il progetto Geolumen SRL il vincitore della nona edizione di Io merito un'opportunità, un percorso messo in campo dal gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Benevento con l'Università degli Studi del Sannio, che sta conseguendo importanti risultati e che offre ai giovani l'opportunità di entrare in contatto con il mondo delle imprese. Il progetto ha previsto l'integrazione della tecnologia realizzata dall'azienda Geolumen con diversi sensori al fine di verificare i possibili ambiti applicativi. Il primo principale risultato del progetto è stata la comprensione e la strutturazione di una proposta di sviluppo commerciale di servizi integrati. Ci sono 5 progetti in gara con 14 studenti, 2 dipartimenti ingegneria ed economia e 5 aziende nostre associate che partecipano. Quest'anno è la nona edizione ed è un progetto di cui noi andiamo molto orgogliosi, anche perché ogni anno vengono presentate iniziative valide e apprezzate e in gran parte di questi ragazzi poi dopo trovano anche uno sbocco effettivo all'interno delle aziende. Quest'anno rispetto agli altri anni abbiamo apportato 2 novità, una è che ci sarà una piccola competizione tra i 5 progetti che saranno valutati da parte di una commissione interna di Confindustria e ci sarà un vincitore a cui sarà rilasciato un premio grazie al contributo della Banca Popolare Pugliese. La seconda è che per la prima volta non abbiamo dato un indirizzo tematico ma abbiamo lasciato le aziende libere di valutare con i singoli team di lavoro il progetto più confacente alla propria realtà aziendale. L'iniziativa ha dato grandi soddisfazioni nel corso di 9 edizioni, in quanto i feedback ricevuti sono stati molto positivi. Molti dei progetti presentati hanno visto una concreta applicazione anche a livello nazionale. La nostra mission è sempre quella di favorire il rapporto scuola-università-impresa, così come la diffusione della cultura di impresa all'interno appunto del mondo della formazione. Cerchiamo di dare un taglio pratico a tutti quei ragazzi che si trovano ancora in una fase di studio e di approfondimento della propria carriera e di metterli in contatto appunto con le realtà aziendali come questo progetto, dove loro hanno l'opportunità di entrare in azienda, lavorare gomito a gomito con gli imprenditori e vedere quotidianamente che cosa accade all'interno dell'azienda. Quindi iniziano a mettere in pratica quello che stanno ancora studiando nel loro percorso formativo. Al Comando Provinciale della Polizia Stradale di Benevento, ostacoli e segnali per educare i bambini di una scuola dell'infanzia del capoluogo. Le immagini. Accompagnati dal corpo docente della scuola, hanno assistito a dei filmati in aula e successivamente si sono esercitati con le bici su un percorso appositamente creato dai poliziotti per educarli al rispetto della segnaletica ed evitare i comportamenti pericolosi per la circolazione. Giornata di educazione stradale promossa dalla Polizia di Stato presso gli uffici della Polizia Stradale di Benevento con i bambini della Scuola dell'Infanzia, dell'Istituto Paritario e della SAL. Presente all'iniziativa anche il questore di Benevento, Luigi Bonagura, che ha salutato i bambini sensibilizzandoli sui pericoli a cui si va incontro sulla strada. Queste sono iniziative per noi fondamentali perché noi crediamo molto nella prevenzione e quindi prevenzione più di questo è proprio il massimo della prevenzione, proprio investire sulle nuove generazioni, quindi lanciare un messaggio appunto di sicurezza stradale,
logicamente calibrato per questi piccoli attori, diciamo, della sicurezza stradale, e si spera per futuri utenti della strada più responsabili di quelli che magari abbiamo conosciuto fino ad oggi. Il tentativo, insomma, è quello di creare, voglio dire, delle situazioni per le quali i bambini già comincino a fare attenzione alla segnaletica stradale, quindi quei comportamenti che ritroviamo fra le principali cause di incidente, e quindi cercare, ripeto, di sensibilizzare questi comportamenti virtuosi già dai primi passi, quindi già dall'infanzia. Ripeto, crediamo molto in queste iniziative. Con il progetto Icaro andiamo anche in scuole più, diciamo, di ragazzi anche un po' più grandi. In questo caso è un'iniziativa un po' particolare, perché ci è pervenuta questa richiesta dell'asilo, la SAL qui di Benevento, che volevano appunto visitare i nostri uffici. Con l'occasione abbiamo appunto pensato di organizzare una prima parte teorica, appunto per far capire un po' i segnali, e ora, come vedete alle mie spalle, c'è un percorso pratico, diciamo così, con queste biciclette, proprio per far capire appunto tutte le regole poi applicate sulla strada. L'importante iniziativa si inquadra dunque nel ciclo degli incontri che la Polizia Stradale sviluppa ormai da lungo tempo, in collaborazione con le scuole della provincia, per cercare di diffondere il più possibile il messaggio secondo cui la sicurezza della circolazione dipende principalmente dal rispetto delle regole da parte di tutti gli utenti della strada. Rissa tra detenuti nel carcere di Capodimonte di Benevento, durante la quale è scoppiato un incendio in una cella provocando danni all'interno del vano. Il fuoco appiccato da uno dei detenuti ha attaccato alcune suppellettili, il fumo ha invece intossicato uno degli agenti della polizia penitenziaria intervenuti per rassedare la rissa. È stato trasportato all'ospedale Rummo del capoluogo sannita. 50 colpi di pistola esplosi in aria e la deflagrazione di una bomba carta è quanto si è verificato nel rione San Gaetano a Napoli. L'ordigno verso le 4 è esploso davanti all'ingresso di una palazzina di via Teano, isolato 8, ha danneggiato alcuni scalini e la facciata del palazzo, 6 auto parcheggiate. Poi ignoti a bordo di uno scooter hanno esploso in aria circa 50 colpi di pistola nella vicina via Vittorio Veneto. Indagano i carabinieri di Secondigliano. Si terranno martedì le esequie di Rosario Padolino, il commerciante di 66 anni morto l'8 giugno a causa della caduta di un pezzo di cornicione da un palazzo in via Duomo a Napoli. È la figlia Rossella ad annunciarlo con un post su Facebook. Le esequie di mio padre Rosario Padolino, scrive, si terranno il 18 giugno presso la cattedrale del Duomo di Napoli alle ore 18:30. A Nocera Inferiore, la fine della vergogna, un convegno per vivere meglio. Sentiamo i dettagli. Muoversi in fretta e affrontare con decisione la critica situazione che si è venuta a creare. Emidio Ventre, presidente del comitato Novas che no inquinamento, non poteva che rispondere presente all'invito giunto dai giovani organizzatori del comitato La fine della vergogna per un convegno che ancora una volta ha voluto far aprire gli occhi sul mondo sporco, puzzolente, che secondo lui è dovuto alla cattiva manutenzione di depuratori, a una gestione sbagliata per il disinquinamento delle acque, ai tanti balletti politici delle responsabilità che si sono visti col passare degli anni. E intanto la gente muore, muore anche per colpa dell'inquinamento. Sono ragazzi che vivono lungo la Solofrana, o meglio sopra la Solofrana, e purtroppo hanno vissuto, o nelle loro famiglie o nei condomini, vedono casi di incidenze di tumore, di morte per tumore. Si sono resi conto che non vivono su un fiume, ma bensì su una fogna industriale che ancora oggi i dati ARPAC 2019 ci dicono che c'è cromo, ma non una volta, due volte, dieci volte, ma centinaia di volte superiore a valori limiti. E questo cromo scorrendo nelle acque, cioè come fa ad arrivare al decimo piano di un condominio? Semplicemente, questa è una mia teoria, purtroppo non ci sono evidenze scientifiche che lo possano dimostrare, ma credo nemmeno smentire, ci sono dei salti lungo il fiume, una sorta di cascate, e questi salti fanno nebulizzare l'acqua che scorre nel fiume, e chi passa, chi ci vive sopra, anche se sono bassissime quantità, ma se ci vivi un anno, 10 anni, 20 anni, forse poi alla fine ti fai un aerosol di un mix cancerogeno.
A Gioia Sannitica la seduta di insediamento del Consiglio Comunale, nel servizio l'intervista al neo sindaco Giuseppe Gaetano. Commozione ed emozione a Gioia Sannitica per la prima seduta di Consiglio Comunale. L'assise ha avuto inizio con la classica convalida all'unanimità delle elezioni a cui ha fatto seguito il solenne giuramento sulla Costituzione da parte del neo sindaco Giuseppe Gaetano. L'impegno, il cuore, la passione per il territorio caratterizzerà quello che sarà le nostre dinamiche, il nostro cammino. Un cammino di condivisione, un cammino di sinergia con la popolazione. Ai consiglieri sono stati assegnati i settori specifici di interesse. Nel dettaglio la giunta è così composta, oltre che dal sindaco, dal vice sindaco Alessandro Landolfi, delegato anche alla comunità montana del Matese, protezione civile, demanio e patrimonio, polizia locale e sicurezza urbana, affari generali, igiene e sanità. A Mario Conte, bilancio, politiche comunitarie, finanziamenti europei, nazionali e regionali, turismo, promozione e sviluppo del territorio, trasparenza e informatizzazione, servizi legali e contenzioso, personale, ciclo integrato delle acque. A Maria Rosaria Franco, politiche sociali, welfare e terzo settore, pari opportunità, politiche agricole, servizi cimiteriali. A Pina Pascale, politiche per l'istruzione e la cultura, pianificazione ambiente e territorio, comunicazione istituzionale, beni ambientali e forestali. A Carmine Porto, attivazione programma amministrativo, servizi anagrafe, stato civile, arti e tradizioni popolari, associazionismo locale. A Cristian Iannucci, rapporti con la giunta, manutenzione e gestione dei beni culturali. Michele Massaro si occuperà di gestione entrate comunali, programmazione economico-finanziaria e SUAP. A Stefano Ferrucci, sport e tempo libero, politiche giovanili. Il Consiglio ha eletto anche i componenti della commissione elettorale. Queste, secondo la fascia tricolore, le priorità da affrontare. La priorità più importante è riuscire a capire e dettagliare bene quello che è la situazione, la situazione finanziaria dell'ente e poi naturalmente grossa attenzione al dissesto idrogeologico e naturalmente non tralasceremo quelle che sono la socialità, quello che naturalmente caratterizzerà le dinamiche di crescita e di sviluppo del territorio. Il sindaco Gaetano invoca la partecipazione di tutti, la presenza dei cittadini, l'impegno a lavorare in sinergia e ha dedicato la sua vittoria in particolare a chi non c'è più. Questa vittoria la dedichiamo in primis a tutti coloro che dall'assù ci hanno guidato, a tutti coloro che ci guardano, a tutte le persone più umili e più semplici, dalle più umili e più semplici che ci hanno guidato, che ci hanno incoraggiato anche nei momenti duri e difficili, ma soprattutto a chi ci guarda dall'assù. A Nocelletto di Carinola, in piazza Bertolino, la seconda edizione della Festa dell'Agricoltura. Obiettivo: mettere in contatto il mondo agricolo con i cittadini e fare conoscere l'agricoltura come motore primo dell'economia locale. Una sintesi delle interviste. Loro stanno vivendo un periodo di difficoltà, la frutta si vende a pochissimo e invece i prodotti sono validi e sono buoni, quindi dovrebbero essere conosciuti in tutto il mondo. Abbiamo già alcune eccellenze conosciute in tutto il mondo, il vino Falerno, la mozzarella, già sono esportate, però dovremmo esportare anche i loro prodotti più naturali, le ciliegie che sono un nostro prodotto tipico, le pesche, le noci, sono tutti prodotti validi e buoni che dovrebbero essere conosciuti in tutto il mondo. Noi abbiamo organizzato questo evento principalmente perché spinti dal Vescovo, quando è venuto in visita pastorale, che ci ha chiesto a tutte le associazioni operanti sul territorio di promuovere questo tipo di manifestazioni. L'abbiamo fatto volentieri perché per invogliare un poco i giovani a reagire in questo momento di grave crisi. Pertanto speriamo che loro non abbandonino il nostro territorio, loro sono pieni di idee e anche di capacità, quindi attraverso le start-up, le OP, possono veramente far rifiorire la nostra agricoltura e promuovere i nostri prodotti. Questo è tutto, questo è quello che ci ha animato durante l'organizzazione della manifestazione. È un territorio meraviglioso, vivibile, è ancora incontaminato. Si presta a culture di eccellenza, si sta riscoprendo in quest'ultima fase il Falerno, ci stanno una serie di attività da parte di miei concittadini che hanno realizzato delle cantine e stanno valorizzando questo prodotto che è eccellente, che è
risale già ai tempi dell'antica Roma. Questa iniziativa è nata per valorizzare innanzitutto la bellezza del nostro territorio. La nostra parrocchia ha una vocazione agricola e anche per mostrare la vicinanza della Chiesa agli agricoltori. La Chiesa non è estranea alle problematiche, alle difficoltà del mondo agricolo, che non sono poche. La Chiesa si fa prossima, la Chiesa si mette in cammino, è una Chiesa in uscita, come tante volte auspica il Papa Francesco. Siamo allo sport e calcio, una targa celebrativa per Maurizio Sarri che era stata apposta nel quartiere napoletano di Bagnoli, è stata rimossa dopo il passaggio dell'ex allenatore azzurro alla Juventus. La targa era stata messa negli anni scorsi nella strada di Bagnoli dove è nato il tecnico e diceva qui è nato il comandante Maurizio Sarri. A dare notizia della rimozione sono stati gli attivisti del laboratorio politico Iskra, un movimento di attivisti del quartiere che hanno raccontato la rimozione in un post su Facebook. Per Roberto Insigne è in atto una trattativa che non è dall'esito scontato. Il fratellino di Lorenzo è arrivato in prestito oneroso dal Napoli. Il Benevento Serie B ha il diritto di riscatto e il Napoli quello di controriscatto. Da parte della società giallorossa c'è la volontà di riscattare il giocatore, ma bisogna fare i conti con le richieste del patron azzurro. Il passaggio della torcia olimpica con partenza dal Teatro Romano e arrivo all'Arco di Traiano il 24 giugno, uno spettacolo musicale a cura dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Benevento con musiche di Mogol e Battisti il 4 luglio nella cornice del Teatro Romano. Infine due conferenze sulla storia della città e sulle eccellenze del territorio in collaborazione con Sannio Falanghina, Città del Vino. Sono gli eventi culturali messi in campo dalla città di Benevento per accogliere le Universiadi in programma dal 3 luglio in tutta la regione. Il programma di iniziativa è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala Rossa di Palazzo San Domenico, sede dell'Università degli Studi del Sannio. Il servizio. Si è svolta all'Università degli Studi del Sannio presso Palazzo San Domenico la conferenza stampa per illustrare gli eventi culturali e sportivi che coinvolgeranno la città di Benevento e l'Ateneo Sannita in occasione di Universiade Napoli 2019. L'evento in sé, tanto per cominciare, perché nonostante sia un po' decentrata Benevento rispetto al baricentro appunto della regione Campania e soprattutto agli alloggi degli atleti che saranno a Napoli, qualcuno a Salerno, ciò nonostante ci sarà una bella serie di manifestazioni sportive qui in città e di conseguenza ci saranno poi gli accompagnatori, i giornalisti, la stampa estera, insomma ci sarà un buon flusso in quel periodo certamente in città, un buon flusso di persone e che certamente prenderanno atto e conosceranno la bellezza della città e dei luoghi. Sono intervenuti il commissario straordinario dell'Universiade Gianluca Basile, il rettore dell'Università del Sannio Filippo De Rossi, Enzo Lauro, consigliere del Comune di Benevento delegato allo sport e il presidente del CONI Benevento Mario Collarini. Hanno partecipato tra gli altri anche il docente delegato allo sport di Unisannio Francesco Fiorillo, il presidente e il direttore del Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala, Antonio Verga e Giuseppe Ilario, il responsabile del Polo Museale Teatro di Benevento Ferdinando Creta e il presidente di Sannio Falanghina Città Europea del Vino 2019 Floriano Panza. Noi abbiamo puntato su due cose in particolare, sul discorso di qualificazione impianti sportivi e su dare vetrina e lustro alla Napoli e alla Regione Campania. Anche qui a Benevento verranno atleti e delegati da tutto il mondo, è una bella occasione per mostrare la nostra cultura e le nostre bellezze. Successo in volata a Telese Terme della 13ª edizione del trofeo Città di Telesia, corsa su strada di 10 km internazionale Silver Label. Soddisfatti gli organizzatori per il numero dei partecipanti, quasi 2.000, che ha superato quello ovviamente della precedente edizione. Vediamo. Origine eritrea, passaporto bassanese del gruppo sportivo Fiamme Oro, con un traguardo raggiunto in 29 minuti e 17 secondi è Ayob Faniel, il vincitore della 13ª edizione del trofeo Città di Telesia. Una vittoria entusiasmante come quella di Sara Dossena, che ha staccato in solitaria il gruppo e che con il tempo di 33 minuti e 6 secondi si è aggiudicata il trofeo femminile. Sono molto soddisfatto, è la mia seconda volta qui a Telese, è un'organizzazione
organizzazione veramente perfetta e che dire, sono soddisfatto di aver vinto, visto che l'ultima volta ero arrivato secondo o terzo, non mi ricordo più. Sicuramente una serata più che positiva, quando si vince sempre va sempre bene. Un percorso comunque non monotono, abbastanza impegnativo, però sono veramente soddisfatta. Lo start da Viale Europa, la carovana di runners ha attraversato per un breve tratto anche le Terme, uno degli eventi più importanti nel cartellone delle gare podistiche in Italia, una gara che da quest'anno ha potuto vantare anche il riconoscimento del Silver Label, assegnato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. A fare gli onori di casa il primo cittadino di Telese Terme, Pasquale Carofano, tra i partecipanti il presidente dell'ente geopaleontologico di Pietraroia, Gennaro Santamaria, il presidente ANCE Benevento Mario Ferraro, l'ex questore di Benevento Giuseppe Bellassai, da poche settimane trasferito a Taranto, e Filippo Oliverini, presidente di Confindustria Benevento. La cosa bella è che ogni anno veramente sembra che sia sempre più bella della precedente, ma lo è perché si è unita dal fatto che tutti lo hanno detto oggi, ovviamente c'è stato il sole che ci ha accompagnato e quindi ha fatto da veramente una bellissima scenografia. Più di 2100 partecipanti, gli atleti top hanno dato il massimo, c'è stata una bella gara tra di loro, ma soprattutto una perfetta organizzazione, totalmente sincronizzata, veramente ognuno al posto giusto, dalla Proloca, ai volontari, dalla protezione civile, dagli atleti della running che non hanno corsi, hanno dato la piena collaborazione al successo della manifestazione. Insomma, è veramente un orologio sincronizzato, un orologio svizzero direi, veramente perfetto. E questo l'hanno detto anche i componenti della Federazione Atletica che quest'anno hanno partecipato in massa qui all'evento di Telese, anche perché l'ho detto in conferenza stampa, la gara di Telese insieme a quella di Roma e Bolzano è una delle tre Silver Label, quindi con la specifica argento in Italia. Quindi tenere poi questo livello è sempre complicato, no? Perché si è attenzionato dagli organi federali, loro sono stati presenti, gli organi oggi stanno dicendo in questo momento, stanno facendo relazione che veramente è andato tutto benissimo, al di là sopra delle aspettative, quindi già da domani si penserà alla mezza di ottobre. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori della società sportiva Telesia Running Team di Telese Terme per il risultato tecnico, per il numero degli iscritti 2016 e ben 1826 classificati, cifra superiore alle ultime due edizioni. Tra le società per numero di presenze, prima assoluta la squadra del Caivano Runners con 107 iscritti, seguita dall'ASD Amatori Vesuvio con 96 e dell'ASD Podistica Il Laghetto con 85. Ed era questo l'ultimo servizio, vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo, arrivederci alla prossima edizione. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento elaborato da ilmeteo.it. Previsioni per martedì 18 giugno. L'Italia è stata raggiunta dall'alta pressione oceanica che garantisce un tempo prevalentemente stabile, solamente con locali disturbi pomeridiani. Clima gradevole. Ma ecco il dettaglio realizzato come sempre da ilmeteo.it. Al nord la giornata si presenterà con un sole splendente su tutte le regioni. Solo nel pomeriggio si potranno sviluppare dei fenomeni a carattere temporalesco alternati a schiarite sul Trentino. Raggiungiamo ora il centro, dove il regime anticiclonico garantisce una giornata ampiamente soleggiata, con il sole che splenderà infatti in un cielo praticamente sgombro da nubi su gran parte delle nostre regioni. Spostiamoci infine al sud, dove avremo generali condizioni di bel tempo su tutti i settori, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso praticamente ovunque. I venti soffieranno con debole intensità da direzioni variabili. Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 12 gradi e non supereranno i 21 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 32 gradi sia al nord sia al sud, punte di 33 gradi sulle regioni centrali.